si va partiti con l'errore di Romanziera, cavalli con il numero 6 di Roxy Viking che va subito in testa, poi secondo in corda ci va Rumen Coca Lucy, mentre ci sono problemi per il gruppo intralciato dall'errore di Romanziera. Al comando Roxy Viking, secondo Rumen Coca Lucy, terzo in corda il numero 1 di Roberta Dete, mentre sposta al largo Rania Dete, che si scopre mentre stava avanzando il numero 11 di Rampa Bale. Cavalli dopo 400 in 31.4. Dalle retrovie muove anche Ronda degli Ulivi. Al comando dunque Roxy Viking, all'esterno Rania Dete, lungo lo steccato Rumen Coca Lucy, davanti all'1 Roberta Dete ha spostato Rituale, si in anticipo su Ronda degli Ulivi. 600 di gara, con un parziale in 15.6, Roxy Viking con all'esterno Rania, con di dentro Rumen Coca, le pariglie che si sono formate, 800 metri, adesso a ritmo costante, 1.2.7, con Roxy Viking che deve rintuzzare l'attacco di Rania Dete, che non lo fa riprendere troppo in mano quando siamo al chilometro. Parziale adesso in 15.9, comunque il ritmo è costante, 18.4. Sulla dirittura apposta alle tribune, tutto ancora abbastanza bloccato, ci prova Ronda degli Ulivi da dietro a agitare la corsa, adesso è contrata dal 10 di Rituales, anche Rampa Bale deve anticipare, ma Roxy Viking ne approfitta e va, e si prende una lunghezza di vantaggio nei confronti di Rumen Coca Lucy e di Roberta Dete, il treno esterno si è fermato lì. E adesso allunga Roxy Viking con un parziale in 14.6, quando il retto d'arrivo viene anche stappata Roxy Viking che se ne va. Roxy Viking che va a concludere facile, mentre per il secondo la lotta tra il numero 4 all'interno Rumen Coca Lucy che respinge Roberta Dete. 29.7 a chiudere, 17 il tempo al chilometro per Roxy Viking, quota di 6.41, tutto molto semplice per Davide Cangiano, davvero un'ottima prestazione per questa figlia di Opal Viking di Zollo, è tutto.